Recentemente ho avuto uno scambio molto acceso con un mio contatto sui social. Si chiede perché Dio ha permesso la morte per leucemia di un suo giovane amico. Perché Dio ha permesso che sua madre viva con l'Alzheimer in casa. Perché Dio ha permesso che lui restasse senza lavoro. Un ragazzo colpito duramente dalla vita che si pone domande cui non c'è risposta razionale che tenga. Non accetta in nessun modo giustificazioni sul fatto che Dio è capace di trarre anche dai mali peggiori un bene più grande, che non possiamo vedere l'intero disegno dal punto di vista di Dio. In altre parole, qualsiasi argomento di teodicea, ovvero la filosofia applicata alla giustizia di Dio che permette la sofferenza e il male per una finalità, su di lui non ha nessun effetto. Sta vivendo un conflitto fortissimo tra fede e ragione, tra dolore, sofferenza e un Dio buono, giusto, onnipotente e amorevole. Perché permette il male nella sua vita? Questa è una delle domande più abissali, più difficili da affrontare per qualsiasi credente. Penso che un giorno arriveremo tutti al punto in cui ci guarderemo intorno e vedremo tutte le guerre, le malattie, la povertà, la sofferenza, il male. E diremo semplicemente: Dio, dove sei? Come hai potuto lasciare che queste cose accadessero? O forse, come hai potuto lasciare che questa cosa accadesse a me? E ci viene ripetuto ancora e ancora che lui è un Dio di amore, che ci ama come se fossimo suoi figli, che è totalmente buono e onnipotente, che può fare ogni cosa. E allora ci chiediamo perché non lo fa? Perché non interviene? Come ha detto il mio amico ateo di cui parlavo all'inizio, io non permetterei mai che queste cose possano accadere ai miei figli se potessi impedirlo. E così ci resta quest'idea che se un Dio c'è, ed è un grosso se, potrebbe essere crudele e sadico, e ci guarda come un bambino malvagio che guarda dei vermiciattoli arrostire sul marciapiede. Oppure è un Dio debole, impotente, incapace di fare qualsiasi cosa, anche se volesse. O peggio ancora, potrebbe essere un Dio freddo e senza cuore, a cui non importa nulla di te, di me o di chiunque altro. Un Dio filosofico, lontano dai problemi dell'uomo. Inutile negarlo, alcuni hanno chiuso la questione in un luogo remoto e continuano a ripetere le pratiche religiose anche se sotto la superficie la cosa li turba. Fino al giorno in cui la rabbia esplode, ci si ribella, addirittura si vomita il nostro odio voltando le spalle a un Dio con cui, se anche esistesse, non vorremmo comunque avere niente a che fare. Il rischio di perdere la fede davanti a sofferenze inspiegabili è concreto. La verità è che non esiste davvero una risposta giusta a ciò che chiamiamo il problema del male. Ci sono sicuramente tante riflessioni profonde e brillanti che i filosofi, i teologi hanno elaborato. Ne ho parlato spesso nei miei video. Ma quando stai affondando nelle acque profonde della sofferenza, nessuna risposta intellettuale ti aiuterà veramente. Nessun argomento filosofico, nessuna risposta logica ti servirà davanti a un lutto inspiegabile, a una donna violentata, a milioni di persone che muoiono di fame. Anche C.S. Lewis, che ha sviluppato alcune delle argomentazioni più convincenti sul problema del male, davanti alla perdita dell'amore della sua vita, ha scritto che tutto gli sembrava una specie di vile scherzo. E quando il bisogno è disperato e andiamo da Dio, ci ritroviamo una porta sbattuta in faccia e il rumore dei catenacci e dei chiavistelli chiusi dall'interno. Poi il silenzio. Sono sicuro che tutti, in un modo o nell'altro, prima o dopo, si sono ritrovati in questo tipo di situazioni. La Bibbia affronta il problema della sofferenza inspiegabile e immotivata nella figura di un uomo cui capita ogni sorta di catastrofe. Il suo nome era Giobbe. Non c'era nessun altro sulla terra così irreprensibile, retto, innocente, e sono le parole di Dio stesso, non le mie. Giobbe aveva tutto. Una famiglia amorevole, ricchezza e prosperità come nessun altro uomo in Medio Oriente. Era amato e ben voluto da tutta la sua gente. Poi un giorno perse tutto. La sua famiglia, i suoi figli, i suoi cari, morirono tutti. I suoi pastori, le sue ricchezze, i suoi mezzi di sostentamento, tutto distrutto. E lui stesso fu colpito da una malattia così disgustosa che i suoi amici non riuscivano nemmeno a guardarlo, perché non riuscivano nemmeno a riconoscerlo. E lui giaceva lì, tra le ceneri, grattandosi con i cocci rotti della sua vita e chiedendosi: Dio, perché? Le lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, il mio pianto è un torrente in piena.
Sono pieno di inquietudine dal tramonto fino all'alba. La mia carne è ricoperta di vermi e di croste. La mia pelle si screpola e marcisce. I miei giorni finiscono senza speranze e non potrò mai più rivedere la felicità. Gli amici gli riempivano la testa di spiegazioni intelligenti e ragioni teologiche, col solo effetto di aumentare il suo dolore. Il conflitto e la ribellione crebbero in lui e alla fine se la prese con Dio chiedendo: «Come hai potuto lasciare che mi accadesse tutto questo? Io sono innocente, non ho fatto nulla di male, ho fatto tutto bene. Spiegamelo!» La risposta di Dio arrivò attraverso una tempesta. «Chi sei tu? Dov'eri quando gettavo le fondamenta della terra? Dimmi, chi ha determinato ogni dimensione? Sicuramente lo sai. Sei tu che fai sorgere il sole al mattino dall'alba dei tempi? Ti si sono dischiuse le porte della morte? Hai la saggezza per comandare l'intero universo, il potere di gestirlo? Chi sei tu che interroghi senza conoscenza?» Dio non ha dato una spiegazione. Ha rivolto a Giobbe domande abissali, irrisolvibili. Lo ha invitato a non preoccuparsi di capire, ma a fidarsi di lui. Giobbe non poté che mettersi la mano sulla bocca e imparare a fidarsi di colui che sa. Tutto il resto non conta niente. Niente. Il male non è una domanda a cui rispondere, un enigma da risolvere. Chiedersi il perché conduce ad un abisso. Il male va vinto. Quando Gesù è venuto in mezzo a noi, tra guerre, malattie, sofferenze, malvagità, che cosa ha fatto? Non ha semplicemente schioccato le dita e fatto sparire tutto. Non ha gridato, urlato di rabbia e non si è tirato indietro intimorito. Dio non ha risparmiato il suo eterno figlio per me e te, anche se avrebbe potuto farlo. Invece ha sopportato ogni cosa, ha sofferto pazientemente, ha perdonato totalmente e ha distrutto il male per sempre. E ci guarda dritto negli occhi dicendo: «Coraggio, facciamolo insieme. Ecco la via». Non ci dà una risposta, ci dà se stesso. C'è un capitolo memorabile nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij. La scena in cui il grande inquisitore, che è il male incarnato, incolpa il suo prigioniero, Gesù Cristo, di tutto il male del mondo. «Hai sbagliato!» lo accusa. «Hai dato loro la libertà, ma sono troppo deboli per assumersi la responsabilità. Troppo deboli per trovare la salvezza. Non vogliono la libertà, vogliono la sicurezza. Senza libertà non ci sarebbero sofferenze, guerre, fame, schiavitù e morte. A causa tua milioni andranno perduti. A causa tua milioni soffriranno. A causa tua milioni moriranno». Ed ecco la risposta nelle parole dello stesso Dostoevskij. Quando l'inquisitore smise di parlare, aspettò qualche tempo che il suo prigioniero gli rispondesse. Il suo silenzio gli pesava. Ha visto che il prigioniero l'aveva ascoltato fino in fondo, guardandolo sempre fisso negli occhi con sguardo dolce e penetrante. Ovviamente non volendo rispondere. Il vecchio voleva che gli dicesse qualcosa, magari anche di amaro, di terribile. All'improvviso si avvicinò in silenzio al vecchio e lo baciò dolcemente sulle labbra esangui. E questa fu tutta la sua risposta. Il vecchio sussultò, le sue labbra tremarono, andò alla porta, l'aprì e disse al prigioniero: «Vattene via e non venire più, non venire mai più, mai più!» E lo lasciò andare per le strade buie della città. Quale fu la risposta di Cristo al male? Nessuna parola, nessuna rabbia, nessuna paura, solo amore. Quale fu la risposta del male? Vattene via, non tornare mai, mai. Io non penso che abbia senso porsi la domanda: perché Dio lascia che accadano cose brutte? Non sapremo mai la risposta.
Per me ha senso fidarmi di colui che sa. Piuttosto è meglio chiedersi qual è la mia risposta al male. Come reagisco alle cose brutte che vedo? Mi chiudo in casa, urlo, strepito, maledico Dio dal mio divano? Oppure esco là fuori per portare una luce, una fiamma? Come posso rispondere al male che colpisce i miei amici, la mia famiglia, il mio prossimo? Do la colpa all'intero universo? O dovrei semplicemente esserci, non fuggire, stargli accanto in silenzio, gentilmente, condividendo il peso? Come rispondo al male che invade la mia mente, che tortura la mia anima? Sto lottando per vincerlo? O sto lasciando che il male prevalga in me? Accadranno cose terribili che non potremo controllare, ma possiamo scegliere come rispondere al male. Lascerò che mi vinca? O lo vincerò? Risponderò semplicemente aggiungendo il mio male al male? O il mio amore in mezzo al male? Certo che è difficile. E non penso che possiamo farcela da soli. Ma va bene. Perché abbiamo un amico potente che sa esattamente cosa stiamo passando, perché ci è passato anche lui, fino in fondo, e ci guarda dolcemente, con tutto l'amore e la forza dell'universo, dicendoci: coraggio, andiamo, facciamolo insieme. Mantenere i legami, mantenere le radici, però cercare le ali, dico io. Nel 2011 Carlotta Nobile ha 22 anni ed è un vero prodigio. È già una pluripremiata violinista di fama nazionale, perfezionatasi nelle maggiori accademie del mondo. Nominata direttore artistico dell'Accademia di Santa Sofia di Benevento, storica dell'arte, scrittrice di 2 libri e poetessa. Ma ad ottobre il cancro si presenta nella sua vita. Perché a me? Chiede arrabbiata in un primo momento. È il coraggio a prevalere. Carlotta non demorde e prosegue la sua carriera alternandosi tra concerti e ospedali, nel silenzio, perché, come confida un'amica, odio sentirmi compatita. Il bisogno di sfogarsi diventa dunque urgente. Apre un blog, Il Cancro e Poi, in cui in forma anonima scrive cantando il coraggio e la bellezza della vita, regalando speranza a migliaia e migliaia di malati. Io non so più neanche quanti centimetri di cicatrici chirurgiche ho, ma li amo tutti, uno per uno, ogni centimetro di pelle incisa che non sarà mai più risanata. Sono questi i punti d'innesto delle mie ali. Carlotta decide di unirsi ai donatori di musica, donando le sue note ai pazienti dei reparti oncologici di tutta Italia. Il 4 marzo 2013, svegliatasi da un coma a Milano, si sente improvvisamente cambiata. Io sono guarita nell'anima. In un istante, in un giorno qualunque, al risveglio da una crisi, ho riaperto gli occhi ed ero un'altra. E questo è un miracolo. Carlotta riceve in dono una profonda fede in Gesù, ravvivata dalle parole del nuovo Papa Francesco. Voi giovani dovete portare la croce con gioia. Tramite il suo confessore, il parroco romano Don Giuseppe Trappolini, la storia di Carlotta giunge al Papa, che alza la cornetta del telefono. Questa ragazza mi dà coraggio. Carlotta gli risponde con una lettera. Caro Papa Francesco, tu mi hai cambiato la vita. Io sono onorata e fortunata di poter portare la croce con gioia a 24 anni. So che il cancro mi ha guarita nell'anima, sciogliendo tutti i miei grovigli interiori e regalandomi la fede, la fiducia, l'abbandono e una serenità immensi, proprio nel momento di maggior gravità della mia malattia. Io confido nel Signore e pur nel mio percorso difficile e tormentato, riconosco sempre il suo aiuto. Caro Papa Francesco, tu mi hai cambiato la vita. Vorrei rivolgerti una preghiera. Avrei un desiderio immenso di conoscerti e anche solo per un minuto pregare il Padre nostro insieme a te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e liberaci dal male. Amen. Affido questo mio sogno a Don Giuseppe e confido in Dio. Prega per me, Santo Padre. Io prego per te ogni giorno, Carlotta. E voi non avete vergogna della sua croce, anzi l'abbracciate, perché avete capito che nel dono di sé che sia la vera gioia.
L'incontro col Papa non potrà mai esserci. Le sue condizioni peggiorano e nel maggio 2013 fa ritorno nella sua casa a Benevento. Trascorre 3 mesi di grandi dolori nella preghiera, proclamando ai suoi cari la serena e gioiosa accettazione della croce. Signore, ti ringrazio. Ho guadagnato la fede, quella vera. Cosa voglio di più? Io sono fortunata, dice a poche ore dalla morte. Carlotta nasce in cielo allo scoccare del 16 luglio 2013, all'età di 24 anni. Al suo funerale, in una chiesa gremita a tal punto da non poter contenere tutti i presenti, provenienti da tutta Italia, vengono letti i suoi scritti privati sulla fede e viene raccontata la sua storia. Carlotta vive, proclama nell'omelia Monsignor Mario De Santis, che decide di far suonare le campane a festa come segno di una gioiosa giornata di gloria. Nessuno uscì da quella chiesa come era entrato. L'Italia intera rimane sbalordita da una storia di tale speranza e bellezza. Di lei si parla sempre più. Le sono stati intitolati un'aula alla Sapienza, l'asilo comunale di Benevento, la sala della musica dell'ospedale di Bolzano, un'aula al suo conservatorio, il laboratorio musicale del suo liceo, una biblioteca, un pozzo d'acqua in Sud Sudan e tante opere d'arte. Il suo messaggio di fede ha fatto il giro del mondo, dagli Stati Uniti alla Francia, dal Messico al Vietnam, e continua a camminare, illuminando i cuori di tanti. La pastorale universitaria dell'Arcidiocesi di Benevento è oggi incaricata di raccogliere, custodire e valorizzare la sua straordinaria testimonianza di fede, che continua a suscitare ammirazione e ad interpellare tantissimi giovani e sofferenti in tutto il mondo. Dunque ne parlo con chiunque mi chieda di farlo, con chiunque sappia ascoltarmi, anche solo per qualche istante. Ne parlo perché voglio che queste cicatrici diventino la mia forza, i trofei della mia vittoria, perché fin dal primo istante ho capito che tutto in me sarebbe stato diverso dopo quella diagnosi, che ogni cosa avrebbe acquisito una forma diversa, mai più incastrabile in quella che da sempre avevo stabilito per me stessa. Ne parlo perché so che l'unico modo per convivere con questo peso è portarlo sulle spalle, come fosse un premio, un trofeo, un vanto, da mostrare a testa alta, senza paura di esserne schiacciata, o svilita, o indebolita. Perché confido che anche questo dolore possa convertirsi in energia, in forza, in passione e determinazione, e diventare infine il mio più grande orgoglio, il mio più grande successo. Ne parlo perché è la mia vita, che in questa veste mi sembra ancora più meravigliosa. Ne parlo perché così facendo mi sento vicina a tutti gli altri che come me lottano, a coloro che sono meno fortunati di me e combattono contro un cancro più aggressivo del mio. Ne parlo perché sento che siamo tutti una comunità, non importa se virtuale, non importa se vicini o lontani. Ne parlo perché sento che siamo tutti uniti in un abbraccio e perché in fondo il modo che abbiamo ora di guardare alla vita non potevamo che raggiungerlo così.